Ciao, pronti per la nostra prima nanna storia? Camilla si è messa il pigiamino, adesso si mette comoda nella sua cuccetta. Mettetevi comodi anche voi perché leggiamo Il piccolo principe, una storia bellissima che leggeremo in più puntate. Quindi mettetevi comodi così posso cominciare. Il piccolo principe. Da piccolo volevo fare il pittore, ma vi rinunciai perché i grandi non capivano i miei disegni. Gli adulti non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a dover rispiegare sempre la stessa cosa. Così scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aerei. Un giorno il mio velivolo si ruppe nel deserto del Sahara. Dovevo ripararlo in fretta, perché non avevo scorte d'acqua che per una settimana. La prima sera mi addormentai sulla sabbia. All'alba venni svegliato da una vocina. Per favore, mi disegni una pecora? Cosa? Balzai in piedi e vidi un bambino dall'aspetto straordinario. Non aveva l'aria di uno che si fosse perso. Per favore, mi disegni una pecora? Gli dissi che non sapevo disegnare. Ma non importa, disegnami una pecora. Feci qualche tentativo, ma il bambino non era mai soddisfatto. Allora scarabocchiai una cassa di legno. Ecco, dissi, la tua pecora sta all'interno. Con mia grande sorpresa, il bambino si illuminò. È proprio quello che volevo! Fu così che conobbi il piccolo principe. Quando vide il mio aeroplano si incuriosì. Gli spiegai che serviva per volare e che si era rotto. Anche tu vieni dal cielo? Mi chiese. Di quale pianeta sei? Perché tu arrivi da un altro pianeta? Mi stupii. Oh, sì, è un pianeta piccolissimo, non più grande di una casa. Ma è vero che le pecore mangiano gli arbusti? Oh, sì, certo, è vero. Bene, e mangiano anche i baobab? No, i baobab no. Oh, accidenti! Il terreno del mio pianeta è infestato da semi di baobab e ho paura che germogliando le loro radici possano scoppiare. Il quinto giorno ero alle prese con un bullone che non riuscivo a svitare e non ero di ottimo umore. Quando arrivò al piccolo principe mi domandò: se la pecora mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? Ma la pecora mangia tutto quello che trova. Ma anche il mio fiore? Ma i fiori hanno le spine? Ah, beh, ma non fa niente, anche se hanno le spine se li mangia. Servono le spine? No, non servono a niente, sono pura cattiveria da parte dei fiori. Sono deboli. Io ne conosco uno che esiste solo sul mio pianeta. E se la pecora che mi hai disegnato se lo mangia? Il piccolo principe scoppiò a piangere. Lo presi in braccio e lo cullai. Il fiore che ami non è in pericolo. Gli disegnerò una museruola. Il piccolo principe mi raccontò che il suo fiore era bellissimo. Non era molto modesto, aveva solo due spine per difendersi ed era terrorizzato dalle correnti d'aria. Ogni sera mi metterai sotto una campana di vetro. Qui da te è molto freddo, gli aveva detto per farlo sentire un po' in torto. Era un fiore davvero complicato. Così il piccolo principe, nonostante il suo amore e la sua bontà, aveva deciso di andarsene. Per lasciare il pianeta, credo abbia approfittato di una migrazione di uccelli selvatici. Bambini, per questa sera finiamo qui. Però vi aspetto per il continuo della nostra nanna storia domani alle 21. Ciao!